Una zona di frontiera come il quartiere di San Basilio, periferia di Roma, dove la criminalità controlla ampie fette di territorio, dove lo spaccio di droga trova terreno fertile in una delle aree più disagiate della capitale. Prosegue l'impegno di Sport e Salute nel sociale, insieme alle istituzioni, rappresentate dal ministro dell'Interno, Piantedosi, da quello dello Sport Abodi, dalle forze dell'ordine, con la presenza del capo della polizia Lamberto Giannini. Inaugurata la palestra della legalità, opera Don Giustino, fondata da Don Antonio Coluccia, sacerdote e poliziotto ad honorem, un locale sottratto allo spaccio dei clan, al racket delle case popolari, all'usura. Una palestra messa a disposizione dei tanti giovani del quartiere che sognano un futuro migliore. Sport e Salute è qui a San Basilio per affermare lo sport di tutti e di tutti. E per tutti come un diritto. Noi siamo qui anche per dare speranza alle persone, perché lo sport ha una forza, la capacità di fare del bene. Coinvolgeremo 12.000 società sportive del nostro paese, il terzo settore, e consentiremo a 1.100.000 persone di fare sport gratuitamente. Iniziative come queste che possono essere un esempio ed un deterrente per debellare la violenza tra i tifosi. Iniziative come queste ci danno la speranza della realizzazione di una cultura diversa che possa prosciugare alla fonte ogni problema. E non come occasione per porre in essere episodi come quelli di ieri, insomma, quindi di contrapposizione quasi di tipo tribale. Quindi per me è molto importante, credo che questo sarà un grande esempio qui come altrove per poter raggiungere una diffusione sempre maggiore di queste iniziative.